monocromi che lui espone a Parigi l'anno precedente, nel 1956, e alla fine di questo film si vede lui che realizza un monocromo blu. I filmati sono degli archivi Klein di Parigi. Vedete qui ancora quanti colori diversi, dal dicembre del 56 e poi col 57 passerà unicamente al blu, che poi ha preso addirittura il suo nome, no? Oggi si parla di blu Klein. E qua c'è la realizzazione col pigmento puro, cioè stendendo prima un legante sulla tavola, sulla tela e la tavola su cui lavora, e poi passandoci molta materia, ecco, di pigmento asciutto a rullo, e poi addirittura accarezzandola con la mano per dare quell'aspetto di blu profondo, vellutato, che le sue opere, se avete avuto la fortuna di vederle dal vero, conservano. Sì, perché purtroppo queste immagini poi non restituiscono l'intensità, sì, di questo blu. E qui sta verosimilmente realizzando proprio uno dei monocromi, perché questa è l'altra cosa straordinaria della mostra, che in mostra ci sono 11 monocromi blu uguali, delle stesse dimensioni, appesa nel piccolo spazio. Questa è una diapositiva un po' rovinata, che rappresenta di spalle il gallerista Lenoci dietro la sua famiglia il giorno dell'inaugurazione. E nella mostra Klein mette anche in scena una performance di judo con un amico italiano judoka. Sono gli anni peraltro dell'apertura della prima palestra di judo a Milano. Klein è stato un judoka di altissimo livello, è stato addirittura presidente dell'associazione judo spagnola a un certo punto, e mette in scena questa performance quasi, oppure si fa fotografare in questo modo mentre spolvera, perché attirano un po' la polvere questi monocromi, o li fotografa come per documentare il suo stesso lavoro il giorno dell'inaugurazione. Giorno dell'inaugurazione nel quale evidentemente, questa è una foto di alcuni anni successivi, però Klein probabilmente incontra anche altri personaggi, forse ha incontrato Fontana in quell'occasione, ma non c'è alcuna documentazione di questo, ad esempio il famoso collezionista milanese Giuseppe Panza di Biumo, il grande collezionista del neodada americano, poi della minimal art, insomma la grande collezione del Mocca viene tutta dalla sua collezione, che diventerà negli anni 70-80 il più grande collezionista del mondo di pittura monocroma, e che in quell'occasione, lo racconta lui stesso, quindi si può dire, questa è una pagina di taccuino di Klein, fa il più grande errore della sua vita, cioè compra o porta a casa, diciamo, promettendo di comprare non uno ma ben due monocromi di Klein, oltre ad uno di quelli blu anche uno rosso piccolino che c'era nel retrobottega, e il giorno dopo torna a restituirli, come dicendo: no, questo è veramente troppo per me. In quel momento Panza sta collezionando Franz Klein, sta collezionando Rauschenberg, è molto presto per collezionare Rauschenberg, ma evidentemente ancora non era pronto per il monocromo. E ci sono i nomi di varie persone, alcuni sono oscurati per motivi di privacy, di varie persone che hanno in quell'occasione acquistato uno di questi monocromi, e c'è anche a conferma il nome di Panza di Biumo, che poi lui stesso ci aveva confermato che l'ha restituito. Tra questi nomi al centro c'è proprio quello di Lucio Fontana.
L'acquisto da parte di Fontana, che è sì, in questo momento all'inizio della sua fortuna, diciamo a Parigi e poi in Inghilterra, ma è in questo momento il punto di riferimento per l'arte d'avanguardia milanese e forse anche italiana entro certi limiti, costituisce la consacrazione del giovane Yves Klein, consacrazione che è accompagnata, oltre quindi che dall'interessamento di Fontana, dalla pubblicazione di questo straordinario articolo sulla terza pagina, la pagina culturale del Corriere d'Informazione, l'edizione serale del Corriere della Sera, scritta da Dino Buzzati, un grande narratore innanzitutto e critico d'arte, che è davvero uno degli unici a non schernire il giovane artista francese. Titolo blu blu blu, molto comunicativo, e il suo articolo costituiscono un'ulteriore consacrazione del giovane Klein, prima che Parigi si accorga di lui. A posteriori, una delle ricostruzioni della fortuna di questa operazione, no, del tutto blu di Klein, la collega, è lo stesso Buzzati che lo fa nel 62 in un suo articolo, con la famosissima canzone di Domenico Modugno, Volare, il titolo vero nel blu dipinto di blu proprio, è scritta da Modugno e Migliacci, che vince il Festival di Sanremo esattamente un anno dopo, il 1 febbraio del 58, quindi tutta una tradizione. Vuole che Modugno, che è stato un collezionista d'arte importante, ma che comprava soprattutto artisti romani, non collezionava neanche Fontana, si sia ispirato al blu di Klein. In realtà Migliacci ci ha detto che non è vero, perché il testo della canzone l'aveva scritto lui e non sapeva chi fosse Klein. Però Era nell'aria, diciamo. Yves Klein, nel suo album di ritagli stampa dedicati alla mostra, inserisce lo spartito di questa che è in quell'anno del 58 la più fortunata canzone a livello europeo. Viene incisa in Francia da tutti i grandi cantanti francesi. Quindi c'è, diciamo, forse loro un interesse di Klein per sostenere questo mito. Infatti è interessante per noi studiare, quando studiamo queste cose, anche la circolazione a livello di quelli che oggi chiamiamo i mezzi di comunicazione di massa, cioè le riviste, ad esempio, non specialistiche di arte, di questo tipo di operazioni. E qua vediamo ad esempio una bella foto di un famoso artista leggero, attore leggero italiano, Ugo Tognazzi, che guarda con faccia volutamente perplessa un monocromo di Klein. La nostra ipotesi è che sia proprio il monocromo, probabilmente acquistato da Fontana, che lo presta a questa mostra, in una mostra del Centro San Fedele a Milano. E infatti un monocromo di Klein compare anche stampato come una pagina tutta stampata con inchiostro blu, chiaramente non è una fotografia, è una pagina fatta in blu, nel primo numero della rivista Azimut, stampata a Milano da Piero Manzoni e Enrico Castellani, due artisti che più si avvicinano all'opera di Klein in Italia. Nel frattempo Fontana sbarca a Parigi, siamo nel 1959, dopo aver presentato i suoi tagli per la prima volta alla Galleria del Naviglio, dove già nel 1949 aveva presentato il famoso Ambiente a luce nera. A Parigi, grazie alla gallerista Stadler, espone i tagli. È da lì che inizia la fortuna internazionale di Fontana. Da Parigi arriverà poi a Londra e poi a New York, alla Galleria di Marta Jackson. Ed è appunto nella galleria di Stadler, qui vedete l'invito alla mostra, proprio notate anche questi tagli che poi saranno una delle opere che noi abbiamo cercato di avere nella mostra, ed è in questa occasione, come dicevo prima, che fa la conoscenza sia di Tapie ma anche del gallerista Larcade, che sarà poi il suo futuro gallerista parigino. Ecco, noi questa mostra non era mai stata ricostruita neanche nel catalogo generale di Fontana, quindi andando dagli eredi di Stadler abbiamo trovato tutta una serie di piccoli e minuti provini, tra cui quello che vedete adesso, dove c'è la gallerista Iris Clerc, che probabilmente era già gallerista di Klein, conosce Fontana in quell'occasione.
Noi oggi vediamo sempre Fontana all'interno di una sorta di white cube, spazi vuoti, completamente bianchi. Da Stadler invece le pareti erano rosse, potete notare come l'allestimento fosse una sorta di accrociage delle opere di Fontana. Alla mostra di Parigi arrivano anche numerosi artisti italiani, come il caso di Milena Milani, che vedete con in mano il volantino che vi abbiamo mostrato prima, ma è l'occasione proprio per il primo incontro di Fontana e Klenne. Fontana si reca poi a trovare Klenne nel suo appartamento, si veste anche con la divisa dei Cavalieri di San Sebastiano, che era, che era una setta a cui partecipava lo stesso Klenne, e questa è una foto nell'appartamento di Klenne dove sullo sfondo potete vedere le famose ponge, le famose spugne sempre di colore blu che Klenne stava realizzando proprio in quegli anni. Ed è lì che iniziano i primi dialoghi, i primi epistolari. Dal 59 al 61 ci sono diversi incontri, diverse lettere fino al 1961, che forse è la mostra più importante che abbiamo studiato, abbiamo anche cercato di ricostruire in mostra per quanto riguarda Fontana, che è la mostra dalla gallerista Iris Clert, dove vengono presentati per la prima volta le nature. Vi faccio notare anche la novità grafica di questo invito, il colore scelto, quasi si parla adesso per Fontana già di una sorta di pre-pop per la scelta dei colori, e anche quest'idea dell'esposizione delle nature, questo è l'interno della galleria, che grazie a questo invito e a una serie di testimonianze abbiamo capito che si trattava forse già di una sorta di primo ambiente di Fontana, perché l'idea era quella di ambientarle all'interno della galleria circondate da questa sorta di luce blu. Vediamo magari, queste sono tutte foto che abbiamo trovato al Centro Pompidou di Parigi, dei due fotografi Schunk e Kenders, che adesso si trovano al Getty di Los Angeles, che ci hanno testimoniato ulteriormente anche la presenza di Klenne alle mostre di Fontana, qui in compagnia della bellissima moglie Ruth Rowe, che era la sorella di Pine, quindi è una enclave di artisti che si frequentano, numerosi sono i rapporti anche tra Fontana, Klenne e il gruppo Zero. La mostra delle nature, chiamate così per ridere da Fontana le palle, le mie palle, le mie balle, creò proprio un grande scalpore a Parigi, ma accorsero numerosi collezionisti che comprarono tutta la mostra da Iris Clert. E infatti Fontana, che era un uomo generosissimo con tutti, invitò per l'occasione artisti, amici, tra cui lo stesso Klenne e galleristi, a una mitica cena alla Coupole di Parigi, quello che era il ristorante più leggendario, ritrovo di intellettuali, letterati e artisti, pagando di tasca sua e soprattutto offrendo a tutti, e questo l'abbiamo trovato appunto varie spigolature nelle note di quel periodo, offrendo a tutti ostriche e champagne. Ecco, queste sono alcune delle mostre. Un'altra mostra importante di questi rapporti tra, perché quello che è stato interessante proprio di questa mostra, abbiamo cercato poi di ricostruire, come sottolinea Giorgio, anche qui abbiamo usato due diversi momenti. Giorgio parla di Klenne a Milano, io parlo di Fontana a Parigi, e un altro momento di Fontana a Parigi è un'ennesima mostra da Iris Clert, di quelle che forse sono le opere più complicate, più rare di Fontana, Le fini di Dio, dell'invito, in questo il bollettino di Iris Clert, vengono chiamati come concetti ovali. Come sapete, le opere di Fontana solitamente si intitolano concetti spaziali, e in quell'occasione vennero scattate delle foto così molto suggestive, dove Fontana appunto si era prestato a posare vicino a questa idea di buco che era diventato ormai nelle uova quasi una sorta di lacerazione della materia, presentando prima la sua mano, poi per arrivare direttamente al lavoro. Ecco, anche in questa opera ci stavamo dicendo con Giorgio prima, riguardandole, chissà quanto ha posato Fontana, perché come notate proprio la sigaretta si sta quasi... Oppure forse io trovo che tra le opere più belle delle nature ci sia questa strepitosa natura nera, appartenente a un collezionista privato che è andata recentemente in asta, adesso non mi ricordo più, tu sai più o meno le cifre delle note. Ecco, e questa foto ci sembrava anche abbastanza interessante per il rapporto, ancora una volta, di Fontana con Pierre Restany, che prima Giorgio aveva citato per quanto riguarda gli scritti con Klenne.
entriamo nella mostra. Sì, ecco, abbiamo voluto con questa parte introduttiva presentarvi i personaggi, la ricerca e anche no, queste due mostre principali, quella di Klein a Milano e quella di Fontana a Parigi delle nature, che sono anche oggetto di un tentativo di ricostruzione allestitiva all'interno della mostra, che è un problema molto interessante, no? Come esponevano questi artisti queste opere, come le possiamo esporre noi oggi. E adesso facciamo insieme proprio una camminata anche più rapida all'interno della mostra. Devo spendere una parola all'inizio proprio perché entrando nel Museo del Novecento la mostra non aveva, cioè il Museo del Novecento non ha uno spazio espositivo separato dal percorso del museo dove poter collocare delle grandi mostre. Questa è stata peraltro infatti la prima grande mostra con 90 opere anche di dimensioni importanti all'interno di questo nuovo museo. Noi abbiamo, come dire, per proprio principio deciso di fare due cose, cioè di fare il più possibile scorrere la mostra all'interno del museo, cioè usare la mostra come richiamo perché il pubblico fosse comunque costretto a fare l'intero percorso del museo, trovando ogni tanto delle sale della mostra, e come secondo elemento, perché a un certo punto siamo stati molto indecisi se farlo o meno, cioè di non disallestire nemmeno un'opera del museo per fare spazio alla mostra. E questa è stata forse la cosa più difficile. Entrando nel museo uno trovava infatti alla propria destra nell'atrio questa grande grafica, il grafico che ha ideato proprio anche l'impaginazione di questa mostra così difficile, è stato un grafico molto bravo, si chiama Artemio Croatto, ci tenevamo a citarlo, bravissimi pure un gruppo di giovani architetti che sono riusciti a allestircela poi concretamente in questo modo che noi avevamo un po' bizzarramente ipotizzato, e si chiamano i Top Tag di Milano, uno studio di architettura che fa allestimenti per mostre d'arte. Ecco, entrando nel museo, subito a destra si vedeva questa grafica che corrisponde un po' anche alla copertina del catalogo, con questo taglio ideale che spacca in due i nomi dei due artisti, con una lama di luce, perché la luce e il pigmento puro di Klein sono i due temi, no? La luce al neon di Fontana e il pigmento puro di Klein sono i due temi portanti. Ma questa che noi vediamo non è purtroppo per noi l'ingresso della mostra, ma era il punto da cui il pubblico sarebbe poi uscito e tornato di nuovo nell'atrio. Quindi si vedeva questa specie di sigla finale e il pubblico veniva indirizzato invece a percorrere, scusate sono andato indietro invece che avanti, a percorrere l'atrio in senso opposto e invitato ad entrare in questo blu dipinto di blu, c'è una grande spirale che porta il nostro piccolo Guggenheim dell'architetto Rota, il Museo del Novecento di Milano, che porta su al primo piano dove inizia il percorso espositivo, era tutta illuminata di luce blu e invitavano ad entrare i due ritratti dei due artisti in una specie di arco di trionfo blu scattati proprio da Schunk e Kender a Parigi. È una coppia di ritratti fotografici gemelli che noi abbiamo utilizzato per la comunicazione. Entrando si saliva e si accedeva, andiamo per punti veloci, non vi facciamo attraversare tutto il museo, però si accedeva alla prima sala del Museo del Novecento, che è dopo il quarto stato di Felizia da Volpedo, che è ancora sulla rampa, si accede in una sala dedicata ai futuristi, in particolare a Boccioni. Ecco, nel percorso, per invitare lo spettatore a seguire l'intero percorso cercando Klein e Fontana, abbiamo anticipato subito un confronto, secondo noi, molto importante dal punto di vista visivo, cioè quello di uno dei primi tagli fatto da Fontana nel 1958 su questo fondo verde acqua, verde mare, con la terza tela degli stati d'animo di Boccioni, che sono i tagli, hanno come sottotitolo Le attese, e gli stati d'animo di Boccioni, che Fontana conosceva sicuramente in questa versione perché fa parte delle collezioni civiche milanesi fino dalla fine degli anni 30, e quindi lui che aveva studiato a Milano negli anni 30 sicuramente aveva visto quest'opera, si intitola Gli stati d'animo, quelli che restano, e quindi è evidente questa affiliazione, ma le due opere non erano mai state accostate visivamente in una mostra.
Sì, poi ci sembrava importante soffermarci anche sul Fontana anni 30, perché anche internazionalmente il Fontana più noto è il Fontana dei buchi, il Fontana dei tagli. Quindi abbiamo incluso nel percorso della mostra questa meravigliosa signorina seduta del 1934, quindi proprio gli anni 30, dove Fontana era scultore, ceramista, signorina seduta vestita con questo abito nero e smaterializzata dall'uso del colore oro antimimetico, antirealistico, dove Fontana pensa proprio a questa prima idea di dissoluzione della forma. Un'altra importante opera all'interno del Museo del Novecento è questa tavoletta graffita, sempre degli anni 30, dove abbiamo pensato che fosse suggestivo questa idea di colore blu giotto, che ci introduceva poi a quella che era forse la sala più importante del Museo del Novecento, il primo e nostro dialogo tra i due artisti. Ma prima di arrivare a quello che insomma forse è stato anche la grande impresa, il coup de foudre della mostra, abbiamo pensato come raccontare la biografia, come raccontare quello che adesso in massima sintesi all'inizio abbiamo cercato di raccontare a voi. Quindi abbiamo pensato di aprire questo grande libro come se fosse una sorta di romanzo delle due vite, intrecciando proprio questo racconto, questi universi paralleli, e intrecciando proprio nei pannelli alcune immagini che poi abbiamo riproposto in questa immagine nel catalogo, dove vedete la grafica che abbiamo utilizzato è la medesima grafica del distintiva della mostra. Sì, c'è questo fondo blu perché l'argomento di cui parliamo adesso era anche proprio il titolo di una prima sala dove erano presenti dei disegni, delle piccole opere di documentazione, che era questa, è proprio quello del blu giotto. La sala si trovava ai piedi della scala mobile che porta poi alla sala principale della mostra, dove c'è abitualmente il grande neon del 51 di Fontana. Questo è il grande neon realizzato da Fontana per lo scalone della nona triennale, disegnato nell'allestimento da Luciano Baldessari nel 1951. Abbiamo portato diverse immagini d'epoca, e forse possiamo sì. saltare, e anche, sì, sì, e anche di ricostruzioni che poi ne sono state fatte successivamente. Viene progettato da Fontana insieme con questo straordinario architetto Luciano Baldessari, aveva fatto parte del gruppo futurista prima della guerra, come una grande luce al neon, non un lampadario ma un'opera, di un concetto spaziale di Fontana su un fondo blu giotto. In queste che sono tavole di prove colore di Baldessari ci sono proprio le prove del colore blu e la scritta giotto, cioè è il blu del soffitto di nuovo della Cappella degli Scrovegni, che Luciano Baldessari, così dicono le cronache o le mitografie, aveva visitato insieme a Matisse in occasione di una visita di Matisse in Italia nel decennio precedente. E infatti il neon di Fontana non era mai stato considerato come realizzato su un fondo blu, ma anche al Museo del Novecento è installato su un soffitto nero, perché si parte sempre da quelle fotografie in bianco e nero che vedevamo prima, ma le testimonianze lo dichiarano. Addirittura siamo riusciti a trovare un dépliant pubblicitario di una ditta che aveva sponsorizzato i pavimenti della triennale del 51, dove le immagini sono pubblicate a colori, e si vede quindi che questo neon di Fontana era proprio contro un cielo blu che evocava il blu del Medioevo. Saltiamo qualche immagine per venire, quindi si saliva una scala mobile e si arrivava in questa sala. Questa immagine è anche quella che poi è stata usata per il manifesto, in alto il neon di Fontana del 51 e a pavimento quest'altra straordinaria opera installativa, che necessariamente deve essere ricostruita, reinstallata ogni volta che la si vede, che Yves Klein aveva realizzato nel 1957 a Parigi per la prima volta, cioè una grande stesura a terra di pigmento blu puro. Klein dice, stufo di lottare con i leganti del pigmento blu che fanno diventare opaco, tolgono brillantezza e colore al mio blu straordinario, poi ingialliscono, lo fanno diventare grigio, ho trovato il mio legante ideale, che è la forza di gravità. Metto il pigmento puro a pavimento e mantiene la sua completa luminosità.
la stanza era particolarmente suggestiva anche perché attraverso queste vetrate nell'allestimento di Rota si vede tutto il Duomo di Milano illuminato la sera. Sì, l'abbiamo chiamato anche ironicamente Un cielo in una stanza, che è una famosa canzone. Non abbiamo osato colorare di blu il plafone fatto da un architetto, ma il blu del pavimento era talmente forte che, come vedete, colorava di blu tutto il grigio e tutto il nero della stanza. Ma questo che aveva creato tantissimi problemi anche all'interno del museo, perché molte persone purtroppo salivano dalle scale mobili e si buttavano letteralmente nel blu, quindi appena il custode si girava, le povere conservatrici del museo, una settimana sì, una settimana no. Non abbiamo voluto mettere chiaramente una catenella davanti, avevamo messo questa striscia bianca, ecco, che psicologicamente doveva fare da deterrente, ma ci siamo precipitati molte volte alla sera a restaurare il pigmento blu. Ecco, invece questa è una foto di una recente mostra, è stata appena aperta all'Hangar Bicocca, degli ambienti spaziali di Fontana, dove finalmente è stato riproposto il neon di Fontana col cielo blu. Quindi queste ricerche hanno portato a un ulteriore esito. Ecco, faccio semplicemente scorrere alcune di queste immagini che parlano da sé. Capisco anche la gente che ci si buttava dentro, perché veniva, non erano i bambini poi, erano sempre i grandi, però veniva voglia di farlo. Infantili. E mostro velocemente alcune immagini del primo allestimento fatto da Klein. L'idea era che questo pigmento blu deve occupare il più possibile integralmente uno spazio espositivo, lasciando solo un passaggio per il pubblico per poter passare da una stanza all'altra. In questa occasione, siccome c'erano delle porte nella parete di fondo che gli davano fastidio visivamente, Klein installò poi in questo stesso spazio un'altra opera, che è un'opera poi separata, che è un paravento blu, ma il progetto prevede anche l'uso, anzi principalmente l'uso del solo pigmento. E queste sono delle fotografie, uno still da un filmato dell'epoca, dove si vede appunto il paravento blu usato per difendere il pigmento da questa grande porta a vetri. L'effetto che si vede nel film doveva essere appunto qualcosa di questo genere. Abbiamo portato, se non ricordo male, anche qualche immagine del backstage, ecco, perché può essere curioso, interessante. Sì, perché prima era stata stesa una sabbia e in un secondo momento erano intervenuti appunto sotto la direzione della Fondazione Klein una serie di operatori. Questo non è lavoro minorile, ma è la mia nipotina che ha voluto lavorare, insomma, il pigmento. Sì, perché chiaramente il pigmento è molto costoso e quindi si fa un velo di pigmento sopra la sabbia. Ecco, poi nel sempre un titolo, La conquista dello spazio, dicevamo prima di questo nuovo rapporto con lo spazio che va di pari passo anche in quegli anni con la conquista vera e propria dello spazio. Quindi abbiamo deciso nella sala sopraelevata, dove potete intravedere il neon sullo sfondo, di dedicare questa sala proprio a un dialogo immaginario tra alcune opere di Fontana e alcune opere di Klein, che magari adesso le mostriamo. Ecco, erano proprio due pareti affrontate, una di Fontana e una di Klein, si va dai concetti spaziali. Sì, ci sono una sorta di nebulose. Lunari o che sembrano appunto galassie, nebulose. Forse in questo caso alcune opere di Fontana potevano essere illuminate dal retro, quindi abbiamo illuminato quest'opera, vedete l'idea è quella proprio quasi di una sorta di costellazione di un planetario, e fonte iconografica suggestiva era stato probabilmente per Fontana l'Atlante di Pio Emanuele, Il cielo e le sue meraviglie, pubblicato da Oepli nel 1934. Forse senza bisogno di troppi commenti, alcune immagini pubblicate nell'Atlante possiamo vederle paragonate poi alle opere di Fontana. Forse non abbiamo messo l'immagine, ma tra i vari eventi organizzati della mostra poi abbiamo pensato proprio di presentare le suggestioni dell'Atlante Pio Emanuele e le opere di Fontana sul cielo del planetario, una delle serate invernali milanesi. Devo dire che è stato un azzardo, ma una serata molto riuscita. Vedete, proprio queste costellazioni potrebbero essere proprio lette come suggestioni per Fontana, per i suoi tagli.
Sì, una delle cose più belle di questa sala superiore, che era una sala molto difficile da allestire, Immagino. vi dico solo che nell'allestimento originario dell'architetto Rota, questa sala era dipinta integralmente di Di nero. nero, tutto compreso il soffitto. Noi l'abbiamo dovuta fare bianca perché si potessero vedere i quadri. Abbiamo aggiunto dell'illuminazione puntuale, abbiamo oscurato un po' questi neon che appiattivano i buchi di fontana. È che si vede, come accadeva anche in triennale, dal pianerottolo del piano superiore di taglio questo disegno incredibile del neon. Davanti al neon intravedevate alcune delle opere più fragili, molte sono anche Non perdute, andranno più in mostra. impossibili da trasportare perché sono proprio vere spugne, ecco, non più vive chiaramente, spugne secche, asciugate, hanno un valore anche simbolico per Klein perché hanno la capacità di intridersi, di assorbire profondamente questo colore acrilico sperimentale azzurro, così come nella sua idea l'animo dello spettatore si può lasciare, può assorbire, diciamo, l'energia che esce dai suoi monocromi blu. Eravamo riusciti ad averne un piccolo numero perché sono opere impossibili da spostare dai musei. Questa era la fotografia che vedevamo prima, nella quale si vede proprio anche una delle tre spugne che eravamo riusciti ad esporre per la mostra. Altre opere famose di Klein, il famoso Mappamondo o Planisfero, in alcuni casi Blue Klein, e altre opere che sono delle mappe, delle carte geografiche, di quelle tridimensionali, dipinte completamente di blu. C'è la volontà di appropriarsi completamente di tutte le cose attraverso la stesura del pigmento blu. Ci sono anche delle operazioni di diverso tipo dove Klein fa interagire gli elementi naturali, in questo caso la pioggia, trasporta questa tela sul tetto della sua macchina in un lungo viaggio dal nord al sud della Francia mentre piove e l'opera ne esce così dilavata, oppure le opere forse più famose della precedente realizzate col fuoco, con la fiamma. Lui lavora proprio all'officina del gas di Parigi facendo agire la fiamma sulla superficie della carta della tela. Anche quest'opera che vediamo fa parte della collezione di Lucio Fontana. Ecco, poi magari andiamo un po' Sì, veloci, non però c'è sì, niente, lo diceva. tutti i materiali sono confluiti in una sala appunto chiamata gli archivi, dove abbiamo cercato di raccontare attraverso documenti e fotografie da una parte Fontana e dall'altra parte Klein. Anche questa è stata un po' una sfida, ma in realtà è stata una sala molto visitata e molto apprezzata dal pubblico che si fermava a soffermarsi, si fermava proprio per cercare di capire i diversi passaggi e i diversi momenti. Sì, e veniamo quindi al tentativo di ricostruzione della mostra di Klein, che era una delle cose che ci ha dato più problemi. Abbiamo fatto prove di tutti i tipi, come vedete, anche qua non stiamo falsificando dei monocromi, ma stiamo con gli architetti alcuni giorni prima dell'arrivo delle opere vere e proprie, valutando l'effetto di queste cose Io lo obbligavo a sulle fare le foto. pareti, sì. Perché Klein aveva esposto le opere in questo modo, cioè prive di qualsiasi protezione, quindi senza plexiglass, senza cornice, sono delle tavole rivestite di tela e il pigmento blu esteso sulla leggerissima tela di cotone che riveste queste tavole. All'inizio ci siamo posti anche il problema di ricostruire questo modo di appendere le opere, cioè con questi ganci di alluminio che escono dalle pareti, eccetera. Capite bene che il problema di sicurezza per i visitatori, di sicurezza per le opere sarebbe stato insormontabile. Diciamo che abbiamo tagliato la testa al toro quando nessuno dei prestatori dei monocromi originali del 57 in mostra, abbiamo avuto quattro monocromi che erano effettivamente stati esposti dalle noci e non erano mai più stati riuniti insieme. Sono opere che costano, ecco, più di 1 milione di dollari ciascuno. Quindi di solito quando si fa una mostra di Klein, essendo tutte uguali, se ne chiede una in prestito. Noi ci siamo mossi 2 anni prima,
E oltre a quella di Fontana siamo riusciti ad avere altre tre opere che erano state appese su queste pareti e non potendo scorniciarle abbiamo deciso di esporle in un modo completamente diverso, cioè esporle così come erano, così come arrivavano dai musei, cercando di scandirle però su un'unica parete Addirittura poi. che fosse una parete a cemento grezzo, esattamente come erano le pareti della Galleria Apollinaire. Abbiamo quindi evocato, ecco, nella piccola dimensione dello spazio, ci eravamo anche domandati se ricostruire la pianta della Galleria In tempi di Apollinaire, grande però, reenactment. come dire, avremmo dovuto avere tutti e 11 le opere originali, avremmo dovuto poterle scorniciare. Quindi alla fine abbiamo trovato una soluzione media, due erano arrivate con queste belle cornici di plexiglass che li lasciano quasi nudi al centro, gli altri due purtroppo hanno delle cornici bianche che però i collezionisti e i musei non erano disposti a far rimuovere e diciamo che anche alcune persone che avevano visitato la mostra originale, magari nella loro fanciullezza, alla fine sono rimasti colpiti di aver visto questa parete con quattro monocromi esposti così. E si passava poi alla cosiddetta manica lunga, che è una lunga, lunghissima sala colonnata al piano terra del Museo del Novecento, che era lo spazio unitario più grande che avevamo a disposizione per questa mostra. Inizialmente avevamo questo Sì, solo. all'inizio avevamo solo questo, quindi la mostra Ci sarebbe siamo. cominciata qua, mentre per fortuna a metà eravamo già riusciti a farla. E in questo spazio, che era molto difficile perché sulla sinistra sarebbe tutto vetrato, quindi abbiamo schermato gran parte di queste vetrine che danno sull'esterno e abbiamo collocato i quadri più grandi che non ci sarebbero stati nelle sale precedenti, a cominciare da questo straordinario monocromo blu di grandi dimensioni che viene dalla collezione degli eredi, oggi depositata al Museo di Nizza, che non è però un monocromo come quello che abbiamo visto realizzare prima, ma è 1958, quindi 2 anni prima di quello che si dice di solito, la prima antropometria di Klein. È esattamente quel quadro che si vede in questa foto d'epoca, che viene realizzato da una modella, spalmando il colore sul proprio corpo e poi col corpo, pennello vivente, diceva Klein delle sue modelle, spalmandolo completamente, in questo caso fino a campire del tutto la tela. Un'opera molto delicata, ecco, vi mostriamo anche da backstage, l'immagine, no, del restauratore che fa il condition report quando l'opera arriva. Prima la donna nuda, poi la donna Sì, sul coperta. carrello, capite, capite, ecco la cura con cui è stata fatta e la cura di cui è oggetto oggi. Sono passati 50 anni, non sono passati 5 secoli, però Con dei valori assicurativi è importante altissimi. avere quest'idea. Diciamo che la spesa in assoluto più alta di questa mostra è stato il trasporto e l'assicurazione, perché sono opere che raramente escono dai musei che le custodiscono. Questa è l'antropometria invece con l'impronta del corpo nudo della modella su carta, questa che fa parte della collezione di Lucio Fontana. Fontana era un uomo che amava molto le belle donne, quindi non si poteva far mancare un'opera di questo tipo. E questa era forse l'opera più prestigiosa mai esposta in Italia, che è la grande antropometria dell'Époque Bleue del Centre Pompidou di Parigi, che è stata anche l'opera chiave che, quando abbiamo ottenuto il prestito di quest'opera, tutti i collezionisti privati e tutti i musei del mondo hanno accettato di prestare le opere Nostra carta che subito prima vincente. tenevano in sospeso. È forse una delle opere più celebri, ecco, in assoluto di Klein. Con 5 corpi di modelle sono le opere che lui realizza, ad esempio, in queste serate, siamo all'inizio degli anni 60, in questo caso, vestito come un direttore d'orchestra col frac in guanti bianchi, certe volte indicando alle modelle come disporre i propri corpi nudi sulla tela. Altre volte lo fa in atelier con la modella da solo a solo, realizzando delle opere come quella della collezione di Fontana.
Sì, e poi abbiamo costruito la sala, ecco, da una parte c'erano soprattutto le opere di Klein, dall'altra parte le opere di Fontana, in alcuni casi piccoli dialoghi proprio per similitudini, come questa Venere di Samotracia da un calco del Louvre, messa a confronto, chiaramente anche questa intrisa di colore blu, messa a confronto con una piccola chicca, un piccolo bozzetto di Fontana, una scultura in ceramica per la tomba Chinelli, quindi anche piccole suggestioni analogie È che un grande abbiamo. angelo blu proprio che si trova al Cimitero Monumentale di Milano, è una delle opere più belle del Cimitero Monumentale. Ecco, poi partendo dalla fotografia della Galleria di Iris Clerta abbiamo pensato anche all'allestimento delle nature. Anche per le nature ci sono stati diversi problemi, nel senso che Fontana realizza le prime nature in terracotta e successivamente in bronzo. E quindi noi ci siamo battuti per avere le nature originali che abbiamo trovato nella fotografia. E abbiamo pensato al medesimo allestimento, non è stato facile avere le nature in terracotta, tutti ci proponevano le nature in bronzo. L'abbiamo testimoniato poi anche dopo la difficoltà di avere le nature anche a livello espositivo e vedete, questa è casualmente la colonna del Museo del Novecento, ma che si è trasformata come una sorta di così, suggestione dalla Galleria di Iris Clerte. E qui abbiamo alcune fotografie dell'allestimento, sembra che Giorgio abbia i guanti bianchi qui come Ce l'hanno ce l'hanno loro a loro, dire le, che sì. devono toccare le Le nature. nature, non le donne, che però nell'ottica di Fontana, insomma, anche le nature suggeriscono un po' l'universo femminile. E guardate la difficoltà perché erano molto pesanti proprio di spostarle all'interno dello spazio. Poi anche noi eravamo continuamente esigenti, no? Mezzo centimetro, 1 centimetro, avvicinala, spostala. Insomma, i problemi con i curatori che dicevi tu ci sono. Sì. Per poi arrivare a un azzardo, Sì, è soprattutto. stata una cosa piuttosto rara avere queste quattro, mi sembra, nature in terracotta, soltanto una era di bronzo perché di solito per facilità di trasporto si muovono i bronzi. Un'altra difficoltà è stata avere questa che è dal Più libro pesante. delle Manuelli che vedevamo prima, più pesante da sola di tutte le altre opere esposte in mostra, che è un grande meteorite, il meteorite di Dersa, che si trova nel museo scientifico, astronomico e geologico dell'Università La Sapienza di Roma e che viene pubblicata proprio in questo modo, con questa forma, con grande risalto su quell'Atlante del 34 di Emanuelli che Fontana ha usato per molte sue opere. E a noi è parso, era parso da anni, diciamo, come una delle possibili fonti visive, il meteorite, il seme alieno che viene da un altro mondo, e per la prima volta siamo riusciti ad ottenerne il prestito e ad esporlo proprio di fronte alle Sì, questa nature. forse è una nostra forzatura interpretativa, però ci piaceva anche, insomma, caricare di una suggestione. E poi abbiamo provato però con qualche difficoltà a riproporre la luce blu e anche la musica che Fontana o probabilmente Iris Clerte aveva scelto per la mostra, cioè la musica del compositore Xenakis, che era un compositore greco di musica sperimentale che accompagnava l'inaugurazione e le serate successive Sì, della mostra. adesso nelle foto non rende molto perché sono foto scattate da noi, però questa luce blu trasforma la plasticità di queste sculture e le trasforma in una specie veramente di ambiente o di installazione ante litteram. C'erano poi molte altre opere che facciamo soltanto scorrere così, come questa straordinaria croce, però così sensuale, Sì, invece che mistica, di soprattutto per la Fontana. scelta anche del colore Sì. rosa. E poi questa opera straordinaria del convento di Santa Rita ad Assisi, che è l'ex voto realizzato da Yves Klein nel 61, di Cascia, scusate, da Yves Klein nel 61 e consegnato segretamente, cioè come un vero e proprio ex voto, non esisteva nel suo archivio originale, quando lui è morto, una fotografia, una testimonianza di quest'opera. La moglie Rothrauth sapeva che aveva fatto questo ex voto, ma non l'aveva mai utilizzato come opera d'arte. Negli anni 80 un artista marocco che stava facendo dei restauri ad altre cose del convento di Cascia ha trovato in modo del tutto casuale quest'opera, l'ha riconosciuta come un'opera di Klein e ha portato Restany e gli esponenti della Fondazione Klein ad autenticarla. Ecco, Klein era un devoto sincero di Santa Rita da Cascia.
poi abbiamo testimoniato la presenza di Fontana attraverso alcuni tagli, come dicevamo prima, soprattutto il caso di questo giallo, che era quello pubblicato sull'invito della Galleria Stadler, di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi della Mostra Parigi del 59, quindi Fontana da una parte delle nature. Questo invece è un ritratto della stessa Iris Claire. Ne abbiamo recuperati tre in mostra ed è stata forse una delle operazioni più difficili, perché la Fondazione Fontana ci aveva fornito i nomi, abbiamo dovuto convincere con giornate intere dai collezionisti per farcele prestare. Questa è proprio la parte finale. Sì, sono ritratti un po' birichini, perché in questi tagli unici sulla tela c'è un'allusione sessuale, ecco, nell'opera di Fontana. Invece dicevamo che l'ultima mostra di Fontana a Parigi è quella sempre da Iris Claire nel 64, con le fini di Dio, queste composizioni delicatissime che chiudono, almeno il pubblico pensava che la mostra finisse proprio anche con questa emblematica fine di Dio che vediamo sullo sfondo, anche con queste opere delicatissime. Siamo riusciti a averne una, ne avremmo voluto di più, ma questa è della Fondazione Fontana, ma è stato veramente difficile ottenerlo. Guardate, noi ci siamo emozionati tutta la mostra quando arrivavano le casse, aprirle, guardare, quindi insomma ogni tanto eravamo anche commossi da vedere arrivare le opere, ma la mostra non è finita in realtà. Sì, si dava, sì, c'era il gioco di dare l'impressione che finisse, sì, no? E ci fosse l'uscita dietro, e invece c'era un gioco, c'era un'altra piccola sala alla fine della mostra dove avevamo affiancato due opere, a nostro modo di vedere, straordinarie, come dire, nate per stare insieme, benché siano due opere realizzate a 30 anni di distanza l'uno dall'altra. Questo è il grande atleta azzurro che Fontana modella in gesso e colora di azzurro nel 1934, quindi un'opera precocissima per la sua modernità, che noi abbiamo avuto anche qua fortunosamente in prestito. Era un'opera che per molti anni non era stata più vista e conosciuta, e l'abbiamo messa di fronte a un altro uomo azzurro, cioè il ritratto dell'amico Claude Pascal, di questa serie di calchi di corpi umani di amici. Ce n'è anche uno di Armand, ad esempio uno di Marcial Raïs, che Yves Klein fa poco prima di morire. Ci piaceva molto, siccome è una mostra che parla di due uomini che si guardano reciprocamente il proprio lavoro, siccome è una mostra che parla di due uomini che hanno 30 anni di differenza, ecco qua c'è un amico artista che posa con i suoi nipoti davanti a una delle opere per darci anche quest'idea delle generazioni che passano, chiudere la mostra con questa immagine, cioè un'opera realizzata da Fontana a 34 anni, esattamente 30 anni prima di un'opera realizzata da Yves Klein a 34 anni. E con questo, diciamo, idealmente salutiamo, e c'è la sigla finale, no? Che la gente usciva e vedeva alle proprie spalle il pannello con la sigla finale. Poi, come nelle sigle finali, ci sono i titoli di coda e scorrono delle immagini che sono state tagliate. Abbiamo messo quattro immagini che abbiamo tagliato. Le gaff tagliate. Le gaff tagliate. Quindi Giorgio in posa, io l'ho il terzo uomo, il terzo incomodo, sì. Ma un altro, cioè, la sono due anche lì. E invece il Klein è noto anche per il grande vuoto, prima alla galleria di Iris Claire, e poi prima alla galleria di Colletta Lendie, e poi alla galleria di Iris Claire. E la foto precedente, insomma, io prendevo in giro Giorgio, dicevo, anche tu come Klein stai indichi il vuoto, no? E poi per chiudere, sì, oppure Silvia davanti ai grandi pannelli che coprivano le vetrate esterne del museo, per non lasciar vedere il dietro dei pannelli avevamo messo le gigantografie di queste foto bellissime che abbiamo visto insieme, o Silvia la sera dell'inaugurazione. No, però pochi intimi, però. Va bene, grazie, e con questo chiudiamo. Grazie. Grazie mille, bellissimo. Grazie a voi. C'è qualche domanda? Ma come si conservano questi pigmenti? Se sono solo un po'...
il pigmento solo appoggiato a terra viene smantellato e distrutto. Noi dopo l'abbiamo la tenuto, abbiamo mostra. Regalato souvenir a tutti gli amici. Sì, però ecco, uno lo tiene come, come una specie di ex voto, ecco. Mentre quelli stesi sulla tela, lui li stendeva in polvere, ma c'era un legante fresco sotto. In realtà una resina acrilica sperimentale, perché l'acrilico commerciale si diffonde intorno alla metà degli anni 60, ai primi anni 60, lui lo fa nel 57, e che tiene poi bloccata questa polvere. Infatti sono molto delicati da spostare, perché si corre il rischio di trovare dentro la cornice qualche granello di polvere e quindi tenerli aperti, che una persona li possa toccare, ecco, è assolutamente impensabile. Comunque l'altra cosa interessante secondo me è anche questo passaggio dalle cioè dal modo come allestivano gli artisti di lavoro. Sì. E ovviamente insomma c'è una dimensione più rispettosa nella mostra non museale, sì, sì. Che avete fatto voi. Loro sembra che ancora ci giocavano un po'. Loro ci giocavano, come probabilmente tu giochi col tuo lavoro, e quando il lavoro entra. Noi ci siamo, cioè penso che parlo anche degli artisti contemporanei, ma parlo anche degli studenti oggi. Sì, sì. Fanno delle cose un po' molto. Si prendono più sul serio, ecco. Sì, sì. Invece lì vedo. Però ad esempio dal punto di vista tecnico conservativo, chi fa l'opera ha una praticità, una libertà secondo me molto maggiore rispetto a noi conservatori, che certe volte siamo ossessionati, diciamo, dalla conservazione dell'opera. Ripeto, insomma, questa grande tela di Klein è stata realizzata mettendo una tela sul pavimento e con una persona che ci si rotolava sopra 50 anni fa. Adesso, per quanto sia, è sotto vetro, è tutta. Insomma, dovrebbe. Purtroppo sono opere che poi col vetro, anche vederle dal vero, perdono molto. Infatti, le opere che venivano dai musei monocromi blu avevano dei cristalli antiriflesso molto belli, cioè quelli che non danno quelle virature verdi. Uno dei quali ci è stato detto quanto costava, mi ha detto di qua se si rompe il vetro è quasi come se hai rovinato l'opera. Però è vero, soprattutto queste opere che hanno un rapporto con lo spazio così importante, se sei uno storico e non ti interroghi sul come loro le hanno esposte, perdi metà anche del divertimento, diciamo. Sì, ma anche c'è anche un aspetto ascettico che noi diamo alle opere, che forse nel momento quando sono nate ce l'avevano un po' in meno, oppure davanti agli occhi degli stessi. Klein aveva molto questa carica ascetica, ecco, uno che fa un'opera che è lui che sta da solo in una stanza tutta vuota e tu devi entrare in questa stanza e sentire la sua sensibilità. Fontana sicuramente aveva un modo di affrontare queste cose, infatti lui era più interessato allo spazio cosmico come magia fisica, magia vera, ecco, che non, invece Klein aveva una dimensione mistico-religiosa estremamente sviluppata. Sì, ma infatti ci chiediamo sempre se Klein fosse vissuto ancora fino ad oggi, chissà il suo lavoro, perché anche noi stessi lo stiamo mitizzando, c'è questa aura. No, infatti è molto interessante che l'ultima opera che chiude la mostra sia questo corpo umano, no? È come se... cioè, lui uscisse un po' da questa dimensione minimalista. Beh, però già le sculture precedenti, la Nike di Samotrage, poi ne ha fatte numerose altre, è proprio questo, è la volontà, perché queste cose perdono quasi la loro tridimensionalità con quel pigmento, perché anche se le illumini molto non hanno più le stesse luci, le stesse ombre che avrebbero nel gesso o nel marmo. E quindi io credo che anche questa cosa del corpo umano, che poi Restany legge come una cosa nouveau réaliste, in realtà è proprio voler annullare la forma del corpo umano, è qualcosa di molto simile all'antropometria alla fine. Non so, mi sembra che ha qualcosa di pop dentro, forse prima... Solo che è del 62, quindi sì, lui aveva fatto il viaggio in America nel frattempo, ecco, questa è proprio l'ultima serie che fa, doveva essere un grande trittico, ne esiste uno che però è stato realizzato dopo la sua morte, con i tre corpi dei suoi amici, e una quarta opera che non fa in tempo a realizzare perché muore di un attacco cardiaco improvvisamente, che era invece un corpo tutto d'oro su un fondo blu, era il proprio corpo.
cioè quindi è una specie di trinità e di corpo sacrale proprio separata, ecco. Altra domanda? C'è una domanda, ma nello stesso tempo, quindi se parliamo di questo aspetto, diciamo, un po' mitico di Klein, dall'altro lato c'era nel questo spazio archivio anche, diciamo, questo spazio per la critica che è stata fatta un po' sull'opera di Klein anche dagli artisti. Per esempio mi riferisco a quel lavoro molto conosciuto dei General Idea, il blu di Klein e poi tutto il resto di questo trittico. Non so se è stato messo in evidenza o Agli archivi Klein, dice. sì, Sì, no, l'archivio all'esposizione. Klein è un archivio intanto che tutela l'opera dell'artista, quindi ha de delle funzioni molto pratiche, ecco, più che però promuove anche degli studi, è chiaro, molto soprattutto in difesa del lavoro di Klein. Io credo però, siccome poi è diretto e gestito anche da critici, da persone intelligenti, che anche queste critiche che necessariamente le generazioni successive fanno al lavoro di Klein, dicevamo adesso, chissà se lui fosse vissuto più a lungo, forse lui stesso, ecco, avrebbe smesso di andare vestito come l'arciere di San Sebastiano. Era un uomo molto giovane, quando è morto improvvisamente, quindi pieno anche di idee che poi con la maturità passano. Le critiche intelligenti hanno portato anche al consolidamento della sua figura come riferimento. Sicuramente Klein rimane una figura molto isolata, ecco, difficile da collegare a quello che è successo subito dopo. C'è ad esempio tutta una lettura statunitense dell'opera di Fontana che cerca di piegarla tutta in direzione, come dire, più materica, pop, secondo un gusto che è tipicamente americano. Però Fontana sicuramente non è neanche quello, insomma, anzi è un uomo che, ecco, la cosa straordinaria di Fontana è che è un uomo che aveva 60 anni quando ha fatto il primo taglio. Cioè, era un artista consolidato che aveva avuto decenni di attività con un discreto successo e ha inventato la cosa più nuova della sua attività, nell'ultima fase della sua attività. Forse Klein avrebbe fatto lo stesso. Comunque anche l'intervento fisico di Fontana attraverso il taglio, l'intervento fisico di Klein attraverso i corpi, Sì. mi sembra comunque Sì. due modalità che escono da questa bidimensionalità, diciamo, del quadro modernista e introducono comunque un momento Sì. di rottura o di apertura verso l'esterno. Sì, ma infatti anche la Fondazione Klein erano molto contenti, perché abbiamo proposto noi questo studio parallelo con Fontana, erano molto contenti, di solito sono resti a studiosi Sì, noi italiani. temevamo che fosse più difficile dire alla Fondazione Fontana facciamo una mostra a due con Klein e alla Fondazione Klein facciamo una mostra a due con Fontana. Invece, era tale proprio la Stima stima reciproca. umana tra i due personaggi, per questo abbiamo intitolato, no, anche il nostro testo nel catalogo Universi paralleli, perché l'opera è parallela, cioè ha dei punti di contatto, ma Klein non è un allievo di Fontana, ecco, né Fontana può guardare il lavoro di Klein, però c'era sicuramente un'amicizia, una simpatia umana e una grande stima che Fontana aveva nei confronti di Klein. Fontana ricorda in questo anno terribile, Ricordiamo. 62-63, che gli premuoiono nel giro di 12 mesi Yves Klein prima e Piero Manzoni esattamente un anno dopo, che lui riteneva Klein e Manzoni le due personalità artistiche che più avevano, lui col monocromo e Piero Manzoni con la linea, saputo proseguire il discorso dei buchi e dei tagli di Fontana, in un modo ovviamente diverso. Ecco, credo che Fontana non avrebbe voluto un seguace che faceva i buchi in un modo un po' diverso. Ecco. Grazie di nuovo. Grazie a voi. In chiusura volevo anche ringraziare Adriana Frisena che è dell'Istituto Italiano di Cultura perché questo incontro succede anche grazie
al sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura, specialmente Adriana che sta anche lasciando l'Albania insomma, in queste settimane, e ringraziarla veramente anche a nome di tutti i nostri ospiti che vengono spesso ai nostri incontri per tutto il sostegno che ci avete dato. Grazie.